Signore e signori, buonasera. Chi vi parla è Claudio Saltarelli, riparo dall'Alta Terra di Lavoro, da Cassino per la precisione. Dopo il successo, possiamo dire, per la trasmissione che abbiamo divulgato quest'inverno sulla storia e sull'arte dell'Alta Terra di Lavoro, ma del Regno di Napoli, abbiamo deciso di ricominciare per questo nuovo anno, questa nuova stagione, autunno-inverno. Per dare modo a chi ci ha chiesto di poter continuare a vedere queste nostre trasmissioni. Abbiamo iniziato la settimana scorsa con Francesco Rotondi, che ha intervistato Eliseo Bonanno. Abbiamo parlato di spiritualità, abbiamo parlato di sacralità, e chi ha visto questo incontro avrà sicuramente notato una tematica abbastanza particolare. Noi sapete che non censuriamo nessuno, ci piace parlare con tutti, soprattutto con chi ha qualcosa da dire in maniera diversa. Questa volta cercheremo di faremo una strana, una particolare trasmissione. E questo perché ho cercato di capire perché ci sono delle nozioni e dei concetti che la propaganda giacobina, la propaganda istituzionale divulga da sempre, quando invece forse c'è qualcosa di diverso. Infatti il titolo di questo convegno è Sudditi o cittadini, il ruolo della propaganda nel ribaltamento della realtà. E con chi ne parliamo? Ne parliamo con un illustre ospite che già ci ha fatto compagnia parlando del principe di Canosa e di Masaniello, e parlo del professor Gianandrea De Andonellis. Buonasera, professore, come state? Tutto bene, grazie, buonasera a tutti. Prima di poter cominciare a parlare di questo argomento, voglio prima anche presentare in maniera più approfondita il professor Gianandrea De Antonellis, perché noi, siccome ci vediamo spesso per convegni o anche altri incontri di storico-culturali, però sentendo una persona, diciamo, abituale, anche non dico di famiglia, ma insomma abitualmente presente nella nostra associazione, ho dimenticato di dire chi è il professore Gianandrea De Antonellis. Allora, innanzitutto, il professor Gianandrea De Antonellis, abbiamo una cosa in comune: non ci sentiamo meridionali, ma ci sentiamo napoletani. E questa è una cosa Esattamente. ben precisa. E questa è una cosa che sicuramente a molti farà storcere il naso, ma a noi no, perché a noi non interessa essere meridionali o sudisti, noi ci interessa rimanere napoletani. Saremmo forse anacronistici, professore, però ci siamo orgogliosi di questa identità. Il professor De Antonellis è Certamente. docente di filosofia del diritto alla Universitas Mercatorum di Roma. È anche uno studioso del pensiero politico tradizionalista, e poi capiremo le differenze tra il tradizionalismo e altre forme di identitarie. È un carlista, aderente alla comunione tradizionalista fedele a Don Sisto Enrico di Borbone. Dirige una importante collana di studi carlisti per Solfanelli, e dirige anche da poco un'altra importante collana, Napoli Imperiale Ispanica, del nostro caro amico Vincenzo D'Amico, che cura una casa editrice, D'Amico Editore. E, tra l'altro, è stato anche il primo divulgatore di un romanzo storico borbonico, che è stato inquadrato nella letteratura italiana, è il Ernesto il Disincantato. Poi, un'altra cosa molto molto importante, è uno degli storici, una delle persone che più sta curando la figura del principe Canosa. Professore, ho dimenticato qualcosa? No, perfetto, grazie di questa ampia presentazione. Beh, il curriculum che mi aveva mandato è molto più ampio, però devo un attimo sintetizzare, altrimenti Certo. avremmo finito domani mattina. Professore, voi già ci avete accompagnato con altri incontri. Sapete che noi, prima di poter iniziare un incontro, ci facciamo anticipare da un video che adesso mandiamo in onda prima di poter iniziare questa conversazione. Encore la Vendée. Voilà le chancre qui dévore le cœur de la République. C'est là qu'il faut frapper. Détruisez la Vendée et la patrie sera sauvée. Détruisez la Vendée et Valenciennes n'est plus à l'Autrichien.
détruisez la Vendée et l'Anglais laissera Dunkerque en paix. Détruisez la Vendée et l'Espagne se verra conquise. Détruisez la Vendée et Lyon ne résistera plus. Il faut exterminer cette race rebelle. Brûler leurs forêts, couper leurs récoltes, enlever leurs troupeaux. Tâchez de fuir. Sauvez-vous, il fait nuit. Sauvez-vous. Adieu. Adieu! Ce dernier drapeau du royaume des Lys était une robe de la marquise. Il disparaîtra dans l'Apocalypse, complaisamment décrite par le chef de ses cavaliers, qu'on retrouve à Savenay, en ange exterminateur, Westermann. Il n'y a plus de Vendée. Elle est morte, sous notre sabre libre, avec ses femmes et ses enfants. Je viens de l'enterrer dans les marais et les bois de Savenay. J'ai écrasé les enfants sous les pieds de mes chevaux, massacré les femmes qui n'enfanteront plus de brigands. Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher. J'ai tout exterminé. Le bonheur de Westermann n'est pas celui d'un autre général, Marceau. Quoi, ma chère sœur? Vous m'envoyez des félicitations sur ces deux batailles du Mans et de Savenay, plutôt sur ces deux carnages. Et vous voudriez avoir les feuilles de nos lauriers. Ne songez-vous pas qu'elles sont tachées de sang humain, de sang français? Je vais porter les armes contre l'étranger. Là seulement est la gloire et l'honneur. Je sollicite un poste à la frontière. Les malheurs des Vendéens ne s'arrêtent pas à Savenay. Dès le 3 janvier, la nuit sans jugement, les victimes sont embarquées, parfois par centaines, sur des gabarres qu'on saborde au milieu du fleuve. Près de 5000 personnes ont péri ainsi, à Nantes, par la noyade. Questo breve video che voi avete visto è un video che io ho montato prendendo immagini e spezzoni del film documentario sulla Vendée, che utilizzo ogni volta andiamo a presentare il libro di Pietro Masi sull'epopea dei Sanfitisti. Diciamo che abbiamo fatto in 5-6 anni tantissimi convegni per far capire alle persone che sono sempre in sala che forse noi viviamo il mito della rivoluzione francese, che è stato sicuramente un evento di una portata storica fondamentale. Ma non è questo mito. Infatti qui abbiamo avuto per la prima volta l'istituzione di un Parlamento, in questo caso il direttore del genocidio di Stato. Poi abbiamo avuto per la prima volta la tessera. Ecco, noi oggi in questo periodo siamo riempiti delle nostre... Le nostre menti sono piene di questo termine orrendo, Green Pass. Diego Cusaro la chiama l'infame tessera verde, io invece l'ho ribattezzata tessera giacobina, perché una tessera, la tessera non comparve per la prima volta con le dittature fasciste, naziste o comuniste, ma comparve per la prima volta durante la rivoluzione francese, per opere giacobine. Infatti con quella tessera era l'unica possibilità che avevano in quel momento sudditi che divennero cittadini di poter spostarsi addirittura da una città all'altra anche per prendere il pane. E poi abbiamo fatto vedere le tragedie e i delitti, i genocidi di cui si macchiarono i francesi giacobini. Professore, un pensiero su questo video, e ho detto qualcosa che vuole aggiungere qualcosa a quanto ho detto? Sì, lei diceva prima l'importanza della propaganda. La propaganda è assolutamente fondamentale
per vincere le battaglie e vincere battaglie culturali anche laddove si sono perse le battaglie militari. Se noi pensiamo a vari casi della storia, pensiamo alla rivoluzione francese che inizialmente è vittoriosa, però diciamo poi viene sconfitta definitivamente a Waterloo nel 1815, però risulta successivamente negli anni successivi vittoriosa perché viene seguita dalla mancata restaurazione, perché la propaganda riesce a prevalere e quindi trasformare in vincitori ciò quelli che erano stati sconfitti sul campo militare. Gli esempi possono continuare fino ad arrivare ad esempio alla guerra civile spagnola, che viene vinta dai nazionalisti, militarmente sono loro i vincitori, però risultano poi alla lunga sconfitti sul lato della propaganda, e questo non sono io a dirlo, ma è Pio Moa, che è uno dei maggiori storici della guerra civile spagnola, e poiché i rivoluzionari progressisti sono stati più bravi nel maneggio della propaganda, così riescono poi a essere vincitori, tanto è vero che adesso a 70 anni, 80 anni dalla fine della guerra, addirittura nonostante la vittoria dei nazionalisti, c'è una legge che impone il divieto di qualsiasi manifestazione che possa ricordare il bando vittorioso. Quindi c'è stata una totale sconfitta dal punto di vista politico dovuto alla propaganda, perché ripeto, la vittoria militare invece arrise al bando nazionalista. Quando abbiamo sentito quel generale che capeggia le armate, le cosiddette colonne della morte, che portano alla distruzione totale in Vandea, e gli brandisce la spada gridando una frase del genere: la spada della libertà ha portato la giustizia, ha cancellato la Vandea. La Vandea è il perfetto esempio dell'attaccamento alla patria, perché i vandeani sono legati alle tradizioni, al loro luogo in cui sono nati, in cui hanno vissuto. La patria francese, invece, per la maggior parte di coloro che leggono le storie odierne, è non il luogo concreto in cui sono nati. Lo dicevano, per noi la patria è quella che pestiamo sotto i piedi, per voi la nazione invece è qualcosa di ideale, e invece la propaganda giacobina ha fatto in modo che passasse l'idea che la patria non è la terra concreta dei padri, ma è l'ideale a cui ci si rivolge. Un esempio classico, anzi due veloci esempi classici. Uno, c'è una proposta di dare la cittadinanza francese ai regicidi, cioè a coloro che nelle altre nazioni, nelle nazioni della penisola italica, in Germania, in Spagna, avessero ucciso il proprio re, avrebbero avuto la tessera, diciamo così, la cittadinanza francese, come se bastasse un caso del genere per acquisire la cittadinanza. Allora vuol dire che la cittadinanza è qualcosa di ideologico e non ha niente a che fare con la tradizione, con l'attaccamento alla propria terra. E l'altro caso più vicino a noi, più triste, è quello del termine patrioti, che normalmente nella storiografia viene attribuito ai giacobini del 99 che a Napoli fecero entrare i francesi e da Castelsant'Elmo cannoneggiarono i napoletani, il popolo napoletano che stava resistendo all'armata francese. Quindi chi è più patriota? Il napoletano che combatte contro il francese o il napoletano che spara contro i napoletani, i concittadini, per far entrare lo straniero a Napoli? La risposta è palese, però sta di fatto che, poiché, come dice il mio caro amico, uno studioso anglo-italiano Paolo Ferrante, poiché i giacobini hanno per primi
attribuito a se stessi il titolo di patrioti, loro sono rimasti patrioti e gli altri sono evidentemente i reazionari incapaci di comprendere dove andasse la modernità e quindi sono coloro che combattono contro la patria, anche se in effetti la stanno difendendo. Professore, voi sapete che noi, per me il 99 è una cosa attualissima e vorrei parlare molto con voi con il 99, però se voi ci darete la possibilità vorrei proprio dedicarci una puntata a parte dove parleremo un poco dei fatti di guerra, delle gesta, di quello che è accaduto e cercheremo di parlare più degli aspetti culturali, storiografici e ideali. Uso la parola ideologici e ci riserveremo di fare una trasmissione dedicata solo al San Petismo e al 1790, tra l'altro al triennio di quel periodo. Professore, l'ultima volta che noi abbiamo fatto un incontro su Masaniello mi rimase impresso il concetto che voi giustamente avevate detto, che io sono d'accordo, che il popolo non la fa la nazione ma la fa la tradizione. Ci spiega meglio questo concetto? Sì, è una frase di Francisco Elias Tejada che si ritrova nel volume breve e facilmente leggibile La monarchia tradizionale. I popoli sono tradizioni, non sono nazioni. Cosa significa? Che l'unità del popolo avviene attraverso i secoli, attraverso il passaggio del tempo con il radicamento ad un determinato luogo. Non è un qualcosa che viene imposto con un trattato, con una visione, diciamo così, ideologica. Con un compasso. Nel doppio senso, ci sarebbe da ricordare, ad esempio, che per rimanere in Campania, che la provincia di Benevento, che fu creata appunto con un compasso, nel vero senso della parola, nel 1860, quando i rivoluzionari risorgimentali la fecero nascere in una ben determinata riunione, perché Benevento, non essendo parte del regno di Napoli, non aveva una propria provincia e quindi fu creata una provincia la sera alla mattina con un giro di compasso e praticamente si crea questa provincia beneventana prendendo parte del Molise, parte della terra di lavoro, ovvero sia Casertano. Sì, fino a Telese arrivava la terra di lavoro. Sì. E parte dell'attuale provincia di Foggia, quindi, e di Avellino, e furono presi questi vari paesi che da un giorno all'altro si ritrovarono a dover gravitare, come avere come capoluogo di riferimento Benevento, pur essendo magari su strade che portavano più velocemente a Foggia. Penso ad esempio al paese di San Bartolomeo del Galdo, che è più vicino a Foggia che a Benevento, dista ben 2 ore di strade non particolarmente comode dal suo capoluogo, mentre invece è molto più vicino a Foggia. Questo perché? Appunto perché fu creata, perché Benevento doveva avere una provincia, è una città importante, entrava nella nuova nazione italiana e quindi fu creata appunto fisicamente col compasso, infatti si vede che è abbastanza circolare. Però appunto il problema è che la nazione si crea, il popolo si crea attraverso una lunga gestazione. E mentre invece il concetto di nazione è un concetto giacobino che nasce appunto con la rivoluzione francese, per cui appartiene alla stessa nazione una persona nata a Campobasso piuttosto che a Crotone, piuttosto che a Bolzano o prima ancora a Brescia, e ovviamente è una forzatura imporre a loro uno stesso tipo di regolamentazione, uno stesso tipo di ideali. Questo si è visto ad esempio nella Prima Guerra Mondiale, che la propaganda
diciamo progressista, ha cercato di gabellare come un momento in cui tutti gli italiani sono andati a combattere perché volevano combattere assieme per un ideale che era quello di liberare Trieste e Trento. In realtà, Trieste e Trento, scusate. In realtà questo è appunto un frutto della propaganda. Ovviamente le persone che venivano, la maggior parte delle persone che venivano, soprattutto la bassa forza che veniva dal sud Italia, ma anche dal centro Italia, non era minimamente interessata, non era a conoscenza di ciò che delle problematiche del irredentismo, del Alto Atesi di Trieste e Trento. E il problema era che si trovava a combattere contro un nemico che non sentiva come proprio, per una causa che non sentiva come propria. La dimostrazione, se si vedono alcuni studi fatti dal professor Roberto Mauriello, che è uno storico militare molto attento a certi particolari e concreti che vanno al di là della retorica, e lo si vede nella battaglia di Caporetto, nella rotta di Caporetto, dove è grandissimo il numero dei prigionieri fatti dagli austriaci. Cioè, al di là della retorica del Piave, della resistenza dall'ultimo uomo, in realtà grandissima parte dell'esercito italiano di quel settore si arrese perché non sentiva la battaglia come propria. Io posso citare invece un caso che ricordava mio nonno, che fu uno dei tantissimi mutilati della Prima Guerra Mondiale, e il suo attendente in trincea, dato che non poteva non sparare perché altrimenti sarebbe stato fucilato come codardo, come traditore, sparava in alto dicendo «Signore, oh, Madonna mia, scansa me e scansa isso», perché vedeva nel fantaccino austriaco nient'altro che un altro contadino obbligato a fare una guerra che non voleva fare, e non, da buon cristiano diceva «non voglio assolutamente fargli del male, quindi scansa me e scansa isso», e sparava in aria. Ma anche in quel fatto, in quel frangente, la propaganda giacobina ha avuto il suo... Ha avuto la meglio, perché poi nasce il mito del soldato italiano, ben descritto da Edoardo in Napoli Milionaria. Quindi da lì poi nasce sicuramente l'Italia. Infatti prima si festeggiava l'Unità d'Italia il 4 novembre, perché poi molti considerano ancora la Prima Guerra Mondiale come la quarta guerra di indipendenza. Sì, sicuramente. E quindi lì si chiude il Risorgimento, secondo la storiografia risorgimentale. Però... Quello che posso capire, professore, è che mi sono reso conto che l'Italia non è una nazione perché non ha questi requisiti. Sapete quando si sente nazione? Secondo il mio modesto parere, è che adesso è diventato una moda, è diventata tradizione quando gioca la nazionale di calcio. Se voi ci fate caso, perché forse il popolo italiano ormai lo ha incarnato come tradizione. Quindi quando gioca la nazionale di calcio, anche le donne, qualche non si interessano, anche più i refrattari al calcio, come soprattutto molte donne, quando gioca la nazionale è diventata si sente nazione. Quindi a questo punto dà forza anche la sua tesi: il popolo italiano oggi si sente popolo dietro una tradizione che poi adesso è la nazionale di calcio. Vabbè, comunque va bene così, non so. Credo potremmo dire esatto. Che ognuno ha le tradizioni che si merita, e quindi in questo caso l'unica traduzione è quella del calcio, che però si esplica soprattutto quando la nazionale vince. Perde questo afflato è meno sentito, ed esempio lo si vede anche dal numero di spettatori che per le partite amichevoli diminuisce grandemente, perché la gente, il tifoso normale, preferisce seguire la propria squadra del cuore, la squadra della propria città, generalmente,
tranne qualcuno che preferisce una squadra che vince molto ma non fa parte del i proprio... non colorati, qualcuno che sono esattamente propri, e quindi la maggior parte preferisce la propria squadra e non la nazionale, a meno che non ci sia un campionato quindi... importante d'Europa o mondiale, e questo è un altro elemento indicativo del fatto che non ci sia un attaccamento vero alla cosiddetta patria. Ditemi una cosa, professore, possiamo dire che c'è un mondo prima e dopo della pace di Vestalia? Sì, qui facciamo un salto al 1648 e alla fine della guerra dei Trent'anni, che è una guerra particolare che cambia completamente il modo di pensare l'Europa. Cambia anche il diritto internazionale. Cambia tutto, è un momento fondamentale. E prima abbiamo una Europa che ancora si può definire cristiana, anzi qualcuno dice che il termine esatto è quello di Christianitas Major per quello che noi chiamiamo adesso il continente europeo medievale, essendo fortemente cristiano. Poi con la cesura, con la frattura della religiosa prima con Lutero e poi successivamente morale, politica, giuridica con Machiavelli, con Baudin e con Hobbes, e infine con la quinta frattura, che è quella istituzionale dovuta al Trattato di Vestfalia, la pace Vestfalia, abbiamo la frattura della cristianità e, per usare i termini utilizzati da Francisco Elias Tejada, che è un importantissimo storico e filosofo della politica ispanico di origine napoletana e che ha vissuto a lungo a Napoli, tra l'altro scrivendo un'importantissima opera che è Napoli Spagnola, in 5 volumi, da cui parte poi anche tutto il percorso di studi che ha portato alle due collane che lei citava prima, che io seguo, la collana di studi carlisti e la collana Napoli Imperiale Ispanica. Per usare appunto questa terminologia, noi possiamo chiamare Europa non il continente, non l'idea cristiana, che appunto chiamiamo Christianitas Major, che poi diventa Christianitas Minor, cioè rimangono soltanto le Spagne asburgiche a rimanere effettivamente cristiani, poi spiegherò esattamente perché, e invece l'Europa è l'idea, quell'ideologia meglio, di tipo protestante calvinista. E soprattutto calvinista, esatto, che poi è diventata, noi lo vediamo ai nostri tempi, lui forse non precorreva i tempi, perché vediamo adesso questo Moloch che è l'Unione Europea, che impone le proprie leggi, come dico io, dalla Carelia alla Sicilia, volendo fare tutti dei uguali, senza tener conto delle diverse tradizioni, delle diverse culture, dei diversi modi di pensare, volendo imporre la stessa mentalità a tutti, da un lato all'altro, dal Baltico al Mediterraneo. Sì, il concetto dell'uomo nuovo che poi viene soprattutto dalla rivoluzione francese, no? Che c'è un reset, l'uomo nuovo, l'esportazione della rivoluzione che molti chiamano democrazia, e che Orwell ha brillantemente esposto nel suo capolavoro 1984. Quindi, professore, adesso andiamo al succo di questa conversazione. Cominciamo col concetto prima e dopo, diciamo che dopo la pace di Vestfalia passa tutto, nascono i primi nazionalismi, quindi sì. Con il concetto del dispotismo illuminato di Thomas Hobbes con il grande Leviatano, e quindi si prepara per arrivare alla Costituzione. Quindi, e oggi qualsiasi personaggio televisivo e non che si parla di libertà parlano che la più alta forma e espressione di libertà è una costituzione. Mentre invece io forse ho capito che nella mia ignoranza,
che forse le consuetudini sono le vere forme di libertà di un popolo, che nascono soprattutto già con l'impero romano, credo. Dobbiamo chiarire un po' alcuni concetti. Intanto diciamo che il passaggio fondamentale appunto è con la guerra dei Trent'anni, che si chiude con la pace di Vestfalia, perché è una guerra che inizia come guerra religiosa, quindi tra virgolette come uno strascico della mentalità fortemente appunto religiosa di tipo medievale, spirituale medievale, perché nasce per difendere il cattolicesimo e poi diventa, si chiude come una guerra di nazioni nella quale i due contendenti più importanti sono la Francia e la Spagna, che pur essendo nazioni cattoliche sono messe una contro l'altra. Anche poi abbiamo una nazione che è veramente cattolica come la Spagna, che appunto Elias Secada definisce la Christianitas minor, perché rimane quella mentalità di mettere Dio al primo posto. E abbiamo un'altra nazione che teoricamente è la cristianissima Francia, perché è definita così dal Papa in quanto fu la prima nazione a convertirsi, però ha un re come Francesco I, che non solo fa la guerra alla Spagna, non solo tradisce gli accordi, ma soprattutto poi si allea in funzione antispagnola, quindi contro una nazione cattolica, con Solimano il Magnifico. Ad esempio, abbiamo ricordato solo due settimane fa la battaglia di Lepanto, e nella battaglia di Lepanto ci sono le navi veneziane, ci sono le navi napoletane, ovviamente le navi spagnole, le navi genovesi, quelle maltesi, dei cavalieri di Malta, ma mancano assolutamente quelle francesi, perché i francesi in quel momento erano alleati dei turchi, dove rimarranno fino a Napoleone, fino a fine Settecento. Quindi il re cristianissimo è un re che si allea al turco, al musulmano, contro il re cattolico, che invece rimane nella sua mentalità appunto cattolica e continua a combattere una guerra faticosa come la guerra degli 80 anni contro i protestanti olandesi, per motivi non economici ma esclusivamente religiosi, perché se ci fossero stati motivi economici si sarebbe trovato un accordo con una certa facilità. Invece c'è una lotta forte e strenua, perché i motivi che spingevano a continuare questa guerra erano di tipo religioso, e sulla religione non si può transigere. Quindi questo è la mentalità religiosa che rimane in Spagna e che viene dimenticata invece dagli altri stati, che pensano più appunto alla gestione del potere, come lei ricordava, viste le visioni di Machiavelli, di Hobbes, di Baudin, eccetera. Il problema è quello che poi lei mi chiedeva della Costituzione. La Costituzione, da un certo periodo in poi, diciamo dalla Rivoluzione in poi, viene vista come il punto d'arrivo delle libertà. Le libertà vengono messe per iscritto, e quindi una nazione libera se ha una Costituzione. Ricordiamo, soltanto per rimanere nella nostra regione, nel Regno di Napoli, che nel 1820 viene chiesta la Costituzione da parte appunto dei rivoltosi carbonari, poi la Costituzione verrà richiesta di nuovo nel 1848, nel 1860 verrà concessa di nuovo, e si ritiene appunto che questa fantomatica Costituzione debba rappresentare il punto d'arrivo di un percorso di libertà. In realtà è un concetto sbagliato all'origine, perché la Costituzione è una legge che soprattutto poi il
problema è drammatico in Italia perché abbiamo una costituzione di tipo rigido anziché di tipo non rigido, il che crea ulteriori problemi, ma in generale il diritto viene espresso, tradizionalmente parlando, storicamente parlando, attraverso la tradizione, attraverso, scusatemi, la consuetudine di tipo tradizionale. Cosa intendo? Ogni zona, ogni regione ha proprie consuetudini che vanno dal giorno del mercato alle tasse da imporre su alcuni beni, ai dazi, agli orari di apertura dei negozi, tutte regole che dovrebbero essere lasciate alla comunità, spontanea vita della comunità, e che invece vengono decise a tavolino da qualcuno che vuole imporre su un territorio molto più vasto e che vanno appunto, come dicevo, dalla Calabria alla Sicilia. Pensiamo alle prime leggi assurde, ma non così dannose come le ultime che vengono imposte dalla Comunità Europea, per cui si doveva definire pisello il legume che avesse un determinato diametro, piuttosto che camicetta o camicia da notte quella che aveva una determinata lunghezza. Questo per idealmente per semplificare gli scambi delle merci all'interno della comunità, ma creando soltanto confusione più che altro. Adesso le leggi sono di ben altro tipo e ben più gravi, basti pensare alla legislazione sul gender e via dicendo. E tornando appunto al problema della legge che nasce dalla consuetudine, attraverso l'uso, quindi si stabilisce una consuetudine che poi viene ratificata in una legge che riconosce un uso precedente, una consuetudine esistente. Questo è ben diverso dall'avere invece un organo come in Italia attualmente il Parlamento, che è assolutamente sovrano e che può decidere di cambiare tutto, dalla cosa meno grave che è l'orario d'apertura dei negozi alla cosa più grave che è stabilire che cosa sia o non sia una famiglia dal punto di vista giuridico, e può farlo senza guardare a nessun precedente, senza confrontarsi con nessuna tradizione, dimenticando totalmente la realtà esistente in un determinato paese, in una determinata regione, in una determinata, lo possiamo dire in questo caso, nazione, ma semplicemente imponendo certe visioni ideologiche che fanno parte dell'ideologia appunto di chi ha vinto poi sostanzialmente le elezioni, di chi detiene il potere o detiene la propaganda, per cui mette anche quelli che la penserebbero normalmente in maniera diversa da loro, li mette in una posizione di sudditanza. Quindi diciamo che la Costituzione alla fine diventa uno strumento di violenza, cioè di violenza verso, garantisce diciamo l'atteggiamento violento del legislatore che da sempre è un taglio netto col passato, quindi non c'è armonizzazione tra presente e passato, non c'è normale trapasso naturale evolutivo della società, ma la impone dall'alto, quindi diciamo a tavolino di una piccola elite che decide sì. In proprio comodo. Pensiamo quindi a questo punto si può dire che la libertà non sta negli organi costituenti, nelle comunità costituenti dove c'è la Costituzione, ma c'è dove c'è la consuetudine. Sicuramente, ripeto, il caso italiano è emblematico, perché l'Italia ha una Costituzione rigida che non può essere modificata se non con procedimenti particolari e soltanto in un parte, in un'altra parte non può assolutamente essere modificata, in seguito a una decisione di un gruppo di persone che tra il 46 e il 47 si sono riunite, hanno stilato i 139 articoli
e poi li hanno fatti entrare all'interno del dettato costituzionale, e noi quindi dal 48 ad oggi subiamo le imposizioni di questa legge, che non può essere cambiata se non in parte e se non con estrema difficoltà, con procedure farraginose, con procedure molto problematiche. Allora, è palese che quello che è stato deciso nel 48 può non andare più bene adesso, però no, i padri costituenti, come se insomma avessero avuto la visione sul Sinai da parte di Dio, hanno imposto questa legge che poi ovviamente che alla fine ingessano la società, modifica tutto, ingessa la vita, ingessano la società, mentre nelle costituzioni c'è più dinamicità e c'è più reattività, sì, con i tempi che cambiano, e la consuetudine viene considerata qualcosa del passato, che è vero, storicamente è vero, ma non è che tutto ciò che viene dal passato sia sbagliato di per sé, anzi, la consuetudine appunto permette di far sì che la legge, se viene dalla consuetudine, e nel Regno di Napoli il diritto è stato consuetudinario fino all'ingresso del codice napoleonico, quindi fino al 1808 mi sembra, o 6-8, non ricordo mai, confondo sempre le due date, chiedo scusa. Comunque, insomma, fino all'epoca di Giuseppe e Bonaparte, poi di Gioacchino Murat, diritto napoletano era un diritto consuetudinario. Esistevano dei codici, che però erano codici compilativi, cioè venivano raccolte le varie leggi che erano state fatte nel corso degli anni, rispettando e conclamando ufficializzando la consuetudine esistente. Diverso è il codice Napoleone, che invece è un codice normativo che impone appunto a tavolino una legge completamente nuova. Peraltro una legge scritta a Parigi, scrive da Napoleone, e imposta poi a tutti i paesi dove c'erano i napoleonidi, dal Portogallo alla Spagna al Regno d'Italia, al Regno di Napoli, quindi parte dell'impero francese, al Regno di Napoli, che è di Gioacchino Murat. Il grave errore nel corso della Restaurazione fu quello di non abrogare il codice Napoleone e tornare alla legislazione precedente, ma di mantenerlo in vita. Ma professore, c'è da dire che comunque ai Borboni piaceva questo sistema di cose, perché già avevano dato una bella botta con la cancellazione dei seggi, dei sedili. Sì, quello è un altro punto dolente della politica un po' miope di Ferdinando IV, prima di Ferdinando I poi, che mal consigliato, incapace di comprendere la gravità di quello che stava facendo, sostanzialmente figlio di una mentalità che è quella settecentesca di tipo assolutistico, decise di eliminare forse quello che è uno dei più importanti residui del mondo tradizionale, che prevedeva una importanza, un ruolo importante, se non preminente, degli apparati intermedi, delle corporazioni, dei ruoli dei feudatari, il ruolo appunto di questi corpi, non solo delle corporazioni, ma anche appunto per quanto riguarda Napoli, del ruolo dell'aristocrazia, che aveva un ruolo attivo all'interno dei sedili, e lo eliminò cancellando i sedili e facendoli sostituire dall'albo d'oro della nobiltà, come se i sedili fossero serviti semplicemente a stabilire chi era nobile e chi non era, chi era patrizio napoletano e chi non lo era. Questo c'è da dire che comunque i sedili stavano avendo un periodo di crisi, perché loro nemmeno volevano cambiare il modo di essere, erano pure più legati ai privilegi che però, certamente, questo però, parte del processo, diciamo così, di degenerazione
dell'Ancien Régime, meglio, dell'Antico Regime in Ancien Régime. Uso questi due termini che tradotti sono lo stesso, Antico Regime, Vecchio Regime, però in parte gli storici utilizza il termine di Antico Regime per fare riferimento a quello veramente antico, quello di derivazione medievale, a quello in cui il ruolo dei corpi intermedi era importante, era preponderante, soprattutto si vede in Spagna nei regni che erano sotto la corona ispanica. Noi dovremmo tra l'altro appunto parlare di regni di unione personale delle corone, quindi non di una sudditanza alla Spagna, ma semplicemente unione personale, per cui il re di Castiglia, di Leon, di Aragona, era anche il re di Napoli. Che però la cosa importante da vedere era se c'era un'imposizione o meno della legge, poiché la legge castigliana valeva in Castiglia e non valeva in Aragona, e la legge aragonese valeva in Aragona e non in Castiglia, e ambedue non valevano a Napoli, possiamo parlare liberamente di un re di Napoli che è anche il re di Spagna, ma che rispetta la legislazione, il diritto del regno di Napoli. Questo mi ha aperto un'altra domanda. Sì, un attimo finisco. E quindi in questa situazione noi abbiamo la perpetuazione dell'antico regime. Con il Settecento invece diffonde il regime di tipo francese, perciò passiamo ad Ancien Régime, da Antico Regime ad Ancien Régime, per distinguere il momento di assolutizzazione, cioè quando i corpi intermedi diventano sempre meno importanti e si arriva ad avere appunto un regno assoluto in cui il re poco alla volta diventa superiore soprattutto anche alla legge, mentre prima era comunque legato dalla legge, diventa sovrano, cioè sopra la legge. Quindi, professore, ci spieghi un attimo una cosa, perché poi è uso comune sempre della propaganda giacobina che la penisola italica, sotto il regno di Napoli, abbia avuto tante dominazioni, ma credo che il concetto sia sbagliato, perché i rapporti di potere e il gestione del potere, diciamo che non erano indiretti come oggi, ma erano diretti. Ma poi esisteva comunque un regno, una nazione che aveva la sua identità, il suo corpo amministrativo. Quindi non credo che non si possa chiamare di dominazione, non mi sbaglio. Sì, soprattutto quella ispanica non si può assolutamente chiamare dominazione, non bisogna pensarla come viceregno, anche se c'era la presenza di un viceré. Cosa significa? Che si ha tecnicamente il viceregno quando c'è l'imposizione della propria legge, come ad esempio è avvenuto nel Perù, dove c'era l'imposizione della legge castigliana, anche se con determinate modifiche rispetto alla situazione locale. Nella penisola italiana ciò non è avvenuto, con gli Asburgo, non è avvenuto né nel Ducato di Milano, né nel Regno di Sicilia, né nel Regno di Sardegna, né nel Regno di Napoli. Il Regno di Sardegna ha una storia particolare, perché volontariamente i sardi decisero di far proprie le istituzioni non della Castiglia ma dell'Aragona, perché li ritenevano confacenti alla propria identità. A Napoli, in Sicilia, invece c'è un diritto diverso. Per cui il re, ripeto, è re di Napoli, è re di Castiglia, d'Aragona, di Jaén, di Leone, eccetera, eccetera, però poiché non può fisicamente essere contemporaneamente sia a Madrid sia che a Napoli, si fa rappresentare da un viceré, ma questo non significa né che ci sia un viceregno, tecnicamente parlando, cioè che sia subordinato al regno, perché ripeto sono paritari, né che ci sia una imposizione del diritto del primo regno al secondo, e quindi non possiamo parlare assolutamente di dominazione. Ma anche con gli Angioini era
anche con le altre, cioè, c'era comunque, c'era sicuramente l'impronta del nuovo arrivato, ma comunque veniva tutelata l'indipendenza, l'autonomia amministrativa e giurisdizionale, oltre che del legislativo del regno, o mi sbaglio? Certo, ovviamente anche con gli Angioini è successo lo stesso, nel senso che il diritto, noi dobbiamo guardare il diritto, quando il diritto rimane intoccato, viene rispettato, allora non possiamo parlare di dominazione, possiamo dire semplicemente che c'è un cambio nella dinastia, per cui dagli Hohenstaufen si è passato agli Angio, poi si è passato agli Aragona, poi si è passato a Castiglia d'Aragona, agli Asburgo, e poi si è passato almeno la prima parte ai Borbone. Quindi la dominazione, se vogliamo usare i termini dal punto di vista tecnico, la dominazione la si ha con i francesi nella breve esperienza del 99, poi in quella napoleonica, e poi con i francesizzati dal 1860 in poi. Professore, quindi chiudendo questo capitolo, possiamo dire che la colonna portante, come per l'impero romano, del mondo delle consuetudini si basa sul diritto, e invece delle nazioni moderne sulla costruzione. Questo si può dire? Sicuramente sì. Il diritto è, però ripeto, il diritto tradizionale nasce dal basso, e il diritto moderno invece viene imposto dall'alto. Questa è la grande differenza. Oggi, parlando con il caro amico Raimondo, nostro associato, Raimondo Rotondi, che spesso ci fa compagnia con i suoi monologhi, no? Papà di Francesco, e mi diceva: guarda, ti dico, professore, che sicuramente nel mondo antico, nelle consuetudini, c'erano delle forme democratiche, di democrazia che oggi ce le sogniamo, o mi sbaglio? Come veniva gestito? Cioè, com'è il concetto? C'era il potere esecutivo, legislativo, o era diverso? Perché Raimondo mi dice che lui è un esperto di questa materia, mi dice che le forme democratiche del passato erano superiori a quelle di oggi. Sì, allora dobbiamo stare molto attenti alla terminologia, perché poi la propaganda ha utilizzato certi termini in maniera... Lo so benissimo, poi loro sono maestri. Sì, in maniera diversa da quello che è il loro significato etimologico. Quindi sul termine democrazia bisogna stare molto attenti, perché è un termine su quale è facile, diciamo, scivolare. Se per democrazia intendiamo il governo del popolo, o in nome del popolo, oppure la democrazia diretta, democrazia indiretta, dobbiamo insomma... capire esattamente di cosa stiamo parlando per poter essere chiari e evitare le confusioni. Diciamo questo, che attualmente, nell'attuale regime, e lo vediamo ogni giorno con le, purtroppo con, qua c'è poco da ridere, a dire la verità, nemmeno da far ridere, con le imposizioni continue che vengono fatte, però queste imposizioni sono fatte in nome del popolo sovrano, che è ben poco sovrano, da una ristretta elite che è rappresentata dal Parlamento, che sono meno di 1000 persone che però insomma, possono decidere per tutti quanti, e che sono appunto, non c'è la possibilità di una espressione diretta, tranne in pochi casi del referendum, con molte limitazioni, perché il referendum può essere soltanto generalmente abrogativo, raramente propositivo, e comunque non può intervenire su alcuni argomenti. Quindi il popolo teoricamente sovrano di fatto non lo è, perché demanda il potere a dei suoi rappresentanti che ex Costituzione, per articolo espresso della Costituzione, non possono non rappresentarlo, perché io voto il mio rappresentante, il quale dal momento in cui viene eletto non rappresenta più me, non esiste il vincolo di mandato nel Parlamento italiano, per cui può cambiare bandiera, può cambiare idea, io l'ho votato perché facesse una determinata battaglia e lui può, per diritto costituzionale, fare quella contraria a quella per quale io l'ho mandato al Parlamento. Quindi non rappresenta
oltre che poi di fatto non rappresenta la persona o il luogo che lo ha eletto, ma rappresenta tutti gli italiani in quelle idee appunto di tipo giacobino di nazione con cui abbiamo aperto. Quindi il cittadino attualmente di fatto non è rappresentato se non in pura teoria. Eppure si dice: io adesso sono un cittadino, prima ero un suddito. Questo dovrebbe essere un miglioramento, perché, ripeto, la propaganda ha fatto sì che decenni e decenni, per non dire secoli e secoli, di ripetizione di certi slogan hanno portato all'idea che diventare un cittadino significa non essere un suddito. La cosa peggiore che possiamo dire in questo momento, l'insulto maggiore che possiamo lanciare contro il governo attuale, il governo di questi giorni, è che ci ha trasformati in sudditi mentre prima eravamo cittadini. Questo è uno slogan, slogan è una parola che deve dire lo scozzese, significa grido di guerra, non a caso. È uno slogan perché la propaganda è un tipo di guerra fatta con armi, con le armi della parola, eventualmente dell'immagine e del suono, ma non, e non fisiche, ma non con il piombo e con il ferro, ma fa male quanto può fare male. Molte volte ottiene risultati migliori. Quindi noi siamo diventati dalla rivoluzione in poi, e dalla rivoluzione francese in poi, cittadini, pensando che questa parola cittadino ci facesse diventare liberi. In realtà la cittadinanza, e ripeto, il sistema attuale vigente in Italia lo dimostra pienamente, cioè noi non abbiamo la possibilità se non di demandare a qualcuno che è il deputato che poi farà quello che vorrà all'interno della Camera o del Senato. Per cui non abbiamo nessun tipo di potere effettivo, se non teoricamente ogni 5 anni fare una, per chi lo vuole partecipare alle elezioni. Noi italiani siamo molto più affezionati alla liturgia del voto, non al voto. Sì, ma ripeto, personalmente è una liturgia alla quale non partecipo, però rimane il fatto che siamo il mio potere teorico è comunque estremamente limitato, perché io non posso scegliere effettivamente il mio candidato, ma devo scegliere il candidato che mi impongono i partiti. E comunque, ripeto, anche se io dovessi conoscere personalmente il candidato e lui si impegnasse a fare determinate cose, poi ha il diritto, sancito dalla Costituzione, di cambiare completamente idea in qualsiasi momento, di fare quello che vuole. Quindi non c'è nessun... Io non ho non c'è bingo di mandato. Prima invece c'era il suddito, che sembra una parolaccia, sembra un insulto. Ecco, io invece voglio citare di nuovo l'amico Paolo Ferrante che citavo prima, il quale diceva: avendo la doppia cittadinanza italiana e inglese, io sono cittadino italiano e suddito inglese. E c'è un modo d'orgoglio nel dire: io sono suddito della regina, quindi era più importante, si sentiva più importante in quanto suddito, perché il re è anche in una monarchia liberale costituzionale come quella inglese, però gli dava questo senso di orgoglio che l'essere cittadino di una repubblica rappresentata da un presidente non riesce a dare, perché noi non sentiamo il presidente come il padre della patria, il padre dei popoli meglio, mentre il re generalmente si percepiva come padre dei popoli. Nostalgia a parte, rimane il fatto che nell'antico regime il padre di famiglia, l'artigiano attraverso le corporazioni, l'abitante di una città attraverso i sedili che non c'erano soltanto a Napoli, quelli di Napoli erano i più importanti, i più famosi, i più... quelli che hanno avuto un maggior peso politico, però esistevano anche nelle altre città.
nelle altre maggiori città, tramite il consiglio cittadino e via dicendo, insomma, il ruolo che ogni singola persona aveva all'interno, ripeto, della famiglia, all'interno della rappresentanza lavorativa o locale, era sicuramente molto maggiore del ruolo che un cittadino invece ha oggigiorno, per cui il mio voto vale come quello dell'abitante di Bolzano o di Palermo, però di fatto non riusciamo a minimamente a poter incidere nelle istituzioni. Quindi, professore, la mia intuizione è che sia molto più liberi da subito, che oggi da cittadino non è così sbagliata. È assolutamente corretto. Soprattutto anche perché una volta i rapporti di potere erano di natura diretta, mentre sì, oggi sono di natura indiretta. Faccio un esempio molto banale: c'è una buca qui nella strada di fronte a casa mia, prima che riusciamo a capire chi è il responsabile di mettere a posto la buca, ce ne vuole, perché è un rimbalzo tra enti, tra varie, e quindi certo, non riesce mai a capire con chi prendersela. Come oggi, per esempio, i veri tiranni sono le multinazionali, però non conosciamo nome e cognome, mentre invece, pure se c'era un tiranno, prima sapevi qual era il nome e qual era il cognome. Quindi diciamo che il rapporto era molto più umano, molto più personale. Quindi sì, chiuderò dicendo due cose a proposito. Intanto, quando si parla di democrazia, generalmente si esalta sempre la democrazia ateniese. Ora, a parte il fatto che la democrazia ateniese non si parla mai di quella importante spartana, no? E sicuramente durante il periodo di Pericle Atene raggiunse un grandissimo splendore, questo è indubbio, però se noi andiamo a vedere gli anni della democrazia, della cosiddetta democrazia, e gli anni invece della monarchia, vediamo che c'è un'enorme sproporzione, perché noi parliamo di varie decine di anni di democrazia, mentre al contrario parliamo intanto di un precedente millennio, mille anni di monarchia, prima che arrivasse appunto il secolo di Pericle. Però la democrazia ateniese era una democrazia diretta, non esisteva assolutamente il concetto della democrazia indiretta. Rappresentativa. O rappresentativa, cioè non veniva eletto qualcuno perché si occupasse di fare le leggi. Erano i cittadini ateniesi, che poi magari erano una ristretta minoranza rispetto alla grande popolazione che non aveva diritto di voto, però erano i cittadini ateniesi che dovevano andare di volta in volta e, come accadeva peraltro a Roma, eleggevano il magistrato con un determinato compito da dover svolgere, e se non lo svolgeva il magistrato era punito. Questo è uno, è un caso, non poteva cambiare idea e dire vabbè, però insomma ritengo che sia meglio fare in maniera diversa per il bene della mia città, e quindi poteva modificare quello che era il programma in base al quale era stato votato. Nell'antico regime, in particolar modo sotto la corona ispanica, c'era una regola molto precisa che prevedeva che ogni magistrato, quindi il viceré e le altre grandi cariche dello Stato, al termine del loro mandato, venissero sottoposte a un processo che faceva sì che venisse comparato il patrimonio che avevano prima di iniziare l'incarico e il patrimonio successivo all'incarico, per vedere se c'erano grosse differenze che potevano essere dovute a concussioni, a pressioni, utilizzando appunto il proprio potere politico. Ora voi direte, c'è anche teoricamente da noi in Italia possiamo fare un processo per concussione all'assessore o al presidente della provincia, della regione e via dicendo.
Teoricamente sì, però praticamente è molto raro che qualcosa del genere. Adesso il governo che si è fatto lo scudo penale per lo stato di emergenza che stiamo vivendo. E poi altra una cosa è partire da zero a fare una causa all'assessore, dovendo io portare le prove che l'assessore ha cercato di forzare un pagamento non dovuto o si è mancata di concussione e via dicendo. E altra cosa che ci sia un processo aperto automaticamente, dire, che io possa andare semplicemente a fare la mia deposizione, non a iniziare io una causa nei confronti dell'alto magistrato, ma a che ci sia una causa in corso in cui io posso andare a dire che c'è stato questo fatto criminoso che mi ha coinvolto un anno fa. È una cosa molto ben diversa. Di garanzia, c'è una garanzia appunto che nella nostra moderna e democratica società manca assolutamente. Quindi, professore, si può dire che nell'anziano regime, quindi nelle consuetudini, c'era il privilegio delle virtù e non delle competenze. Prima la virtù e poi la competenza. Perché le virtù sono dei fattori oggettivi, le competenze vengono decise dagli uomini, quindi c'è il consociativismo, c'è la capacità di relazionarsi, ed ecco perché troviamo uomini di potere, di governo, tra il legislatore, il giudiziario e l'esecutivo emerite capre. Sicuramente la virtù è un elemento fondamentale, anche la competenza è importante, il problema è che una volta c'era il concetto di eleggere, di farsi rappresentare, di mandare avanti qualcuno che fosse migliore di noi, questo era il concetto. Adesso in questa cultura della massificazione c'è l'idea che debba andare avanti, dobbiamo eleggere qualcuno come noi, che a mio parere è la cosa più sbagliata possibile, perché noi nel nostro piccolo scegliamo, nel nostro privato, noi scegliamo sempre la persona competente. Se io devo far aggiustare il lavandino che scorre, chiamo un idraulico e non un professore di matematica. Se devo far dare lezioni a mio figlio che rischia di essere bocciato, chiamo un professore di matematica e non un idraulico. È una cosa normale. Invece, chissà perché, quando si tratta di una cosa privata, ma della cosa pubblica per eccellenza, cioè dello Stato, diciamo che ci hanno convinto che possiamo eleggere qualcuno che sia come noi, perché così capisce i nostri problemi. E poi abbiamo, come diceva, delle emerite capre. Professore, innanzitutto la differenza tra i tradizionalisti e i conservatori. Che i conservatori, secondo me, sono impregnati di ideologie, i tradizionalisti no. Guardi, è un discorso molto ampio che meriterebbe una intera trasmissione, cioè un intero incontro. E questo, insomma, a questo punto forse non è il caso di iniziare questo. Dirò una battuta riprendendola da un filosofo carlista dell'Ottocento che è Jaime Balmes, il quale diceva: i conservatori sono coloro che conservano gli effetti della rivoluzione, i moderati sono coloro che moderano gli effetti della rivoluzione, cioè ambedue mantengono la rivoluzione conservandone, bloccandone gli effetti in un caso e cercando di attenuarli negli altri, moderatori e conservatori. I tradizionalisti sono invece, diciamo così, i veri tradizionalisti sono reazionari, perché reagiscono alla rivoluzione. Quindi i veri controrivoluzionari sono i tradizionalisti. I conservatori sono persone che accettano alcuni compromessi con alcuni elementi della rivoluzione e cercano di scendere a compromesso con loro. Niente, allora, professore, si può anche dire che i reazionari sono anche insorgenti. Gli insorgenti sono reazionari, sicuramente. I reazionari insorgono e quindi
gli insorgenti, se noi per insorgenti, noi per insorgenti riteniamo, consideriamo quelli del periodo giacobino, gli insorgenti anti-giacobine nella penisola italica, quindi nel Regno di Napoli, i combattenti dell'Armata della Santa Fede, i Vandeani e tutti coloro che sono insorti nel periodo rivoluzionario contro i giacobini. Loro sono reazionari, però i reazionari possono essere anche non solo gli insorgenti, ma anche quelli che successivamente continuano a essere controrivoluzionari. Va bene, professore, io vi ringrazio, vi ho trattenuto un po' più del normale, ma abbiamo toccato dei punti abbastanza importanti e soprattutto avete dato in poco tempo, ci avete dato delle informazioni utilissime per cercare di capire più o meno questo scacchiere come va guardato, e avete dato spunti a chi vorrà approfondire gli argomenti di andare soprattutto a capire dove andare a mettere le mani. Grazie ancora e fate una buona serata. Grazie a voi tutti, grazie all'Associazione Alta Terra di Lavoro per avermi invitato e grazie all'attenzione a tutti quelli che ci hanno seguito. Buonasera. Grazie professore, arrivederci. Grazie.